Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. In primo piano c'è la cronaca. Pescara si torna a parlare della scellerata pratica del knockout game. Le aggressioni immotivate a persone innocenti messe in atto come gioco tra amici. La squadra mobile adriatica ha arrestato due ragazzi, entrambi del capoluogo, accusati di lesioni gravissime per due distinti episodi avvenuti a febbraio a Pescara Vecchia, cuore della movida notturna, il servizio di Alfredo Primante. Il problema è che non c'è un motivo. Quello che stupisce in questi due episodi è che manca totalmente un movente e quindi noi ipotizziamo che ci sia stato l'utilizzo di qualche sostanza alcolica o stupefacente che abbia alterato le loro menti al punto tale da non fargli rendere conto di quello che hanno commesso. La squadra mobile della Questura di Pescara torna ad occuparsi del fenomeno del knockout game nelle notti della Movida, con nuove ordinanze cautelari. La polizia infatti ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del locale tribunale Elio Bongrazio su richiesta del PM Barbara Del Bono nei confronti di Francesco Parolise di 20 anni e di Andrea Tiberi di 27, entrambi pescaresi, indagati per il reato di lesioni gravissime. Gli arresti scaturiscono da due violente aggressioni accadute nei giorni 11 e 19 febbraio a Pescara Vecchia, meta di giovani e giovanissimi soliti ritrovarsi nei numerosi locali presenti. Negli episodi sono rimasti gravemente feriti due ragazzi al termine di aggressioni attuate con modus operandi coincidente con quello del famigerato knockout game. L'attività di indagine svolta dalla squadra mobile si è basata anche sulla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, ma soprattutto sulle indicazioni fornite dalle vittime delle violenze e da alcuni testimoni. Il GIP del Tribunale di Pescara ha disposto l'applicazione della misura cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di Parolise e quella della custodia cautelare in carcere per Tiberi, il primo indagato per il reato di lesioni gravissime per entrambi gli episodi, mentre il secondo indagato per il reato di lesioni gravissime e per il reato di minaccia aggravata dall'uso di un coltello per l'episodio del 19 di febbraio. Voi come polizia state mettendo in campo non solo repressione, ma anche prevenzione di questo fenomeno assieme alle altre forze dell'ordine? Sì, la Questura, così come le altre forze dell'ordine e la Polizia Municipale, sono impegnate nei fine settimana in servizi di carattere preventivo per prevenire la commissione di questo tipo di reati e per garantire agli utenti e ai frequentatori della movida notturna una fruibilità serena, insomma, riparo da incidenti di questo genere. Ora parliamo della visita del parlamentare di Forza Italia Renato Brunetta, che ieri è stato a Teramo. Il suo è stato un tour sui luoghi più dilaniati dalle scosse sismiche degli scorsi mesi, un giro che ha fatto tappa appunto anche a Teramo nel tardo pomeriggio di ieri. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Il presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia, Renato Brunetta, ha raccolto l'invito che il sindaco Maurizio Brucchi ha esteso a tutti i parlamentari ed è venuto a visitare Teramo per constatare da vicino i danni causati dal terremoto e dal maltempo al territorio e alla sua economia. Un viaggio, quello di Brunetta, iniziato dalle Marche. Abbiamo fatto prima Amatrice, una tragedia, tragedia, tragedia. Poi abbiamo fatto Norcia, Norcia, e abbiamo visto una bellissima ripresa, anche con un po' di turismo. Poi siamo stati a Tolentino e abbiamo visto tanti danni alle abitazioni. Poi abbiamo fatto Cingoli, abbiamo visto un bravissimo sindaco e una situazione complicata ma in fortissima evoluzione. Adesso siamo qua da voi. A questo punto il sindaco proprio Pirozzi questa mattina ci diceva: a situazioni estreme ci vorrebbero regole estreme, e cioè come dopo un bombardamento. Non è che dopo un bombardamento tu stai a distinguere la tipologia delle macerie o aspetti il nulla osta dei proprietari per poter togliere i detriti. E su questo occorrerà fare una grande riflessione pubblica nel nostro paese. È stato un evento eccezionale, ci vuole, come credo ti hanno detto anche gli altri sindaci, un decreto, un provvedimento che sia eccezionale. Il provvedimento che è uscito dal Consiglio dei Ministri era un provvedimento assolutamente che non aveva proprio. Ne sono usciti quattro per la verità.
e ognuno, come dire, peggio dell'altro, e cioè non sufficiente. L'ultimo che io mi riferisco all'ultimo, sì, che poi adesso in questi due giorni è andato in commissione, non dà le risposte che noi ci aspettiamo. Il Movimento 5 Stelle, in una risoluzione che sarà presentata in Consiglio regionale, chiede che la Regione Abruzzo istituisca un ufficio per la trasparenza e l'anticorruzione. Il consigliere Pettinari denuncia anche ritardi nell'adozione del piano dell'ANAC. La Regione ribatte chiarendo che la stessa Autorità Nazionale Anticorruzione ha stabilito una proroga per i territori del cratere sismico. La corruzione costa alla collettività italiana tra i 20 e i 30 miliardi di euro all'anno, un cancro, come lo definisce il Movimento 5 Stelle, che va combattuto a partire dal livello più basso, quello degli enti locali. Da questa considerazione nasce la proposta grillina anticorruzione per la Regione Abruzzo, articolata in 13 punti, si condensa nella richiesta di istituzione di un ufficio per la trasparenza e l'anticorruzione che, senza costi aggiuntivi per l'ente, sia in grado di far rispettare le direttive dell'ANAC nell'analisi dei fenomeni corruttivi, anche affiancando il responsabile della prevenzione della corruzione. Un ufficio aperto anche a magistrati in pensione e forze dell'ordine, spiega Pettinari, oltre che a consiglieri regionali. Per noi bisognerebbe istituire un ufficio per la trasparenza e l'anticorruzione, per appunto prevenire il fenomeno, arginare il fenomeno, supportare il responsabile della corruzione e soprattutto per intervenire sui processi amministrativi, perché dov'è che si annida la corruzione? Un processo amministrativo che dovrebbero durare un anno, tante volte durano 10-15 anni. Abbiamo fatto uno studio e secondo le normative anticorruzione è venuto fuori che la Regione Abruzzo non ha pubblicato entro il 31 gennaio 2017, non ha adottato il piano per la prevenzione della corruzione 2017-2019, come da legge. Abbiamo presentato appunto un esposto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per verificare se ci siano state inadempienze e quindi anche sanzioni nei confronti dell'organo di indirizzo politico. Alla proposta dei 5 Stelle ha risposto Cristina Gerardis, responsabile regionale della prevenzione della corruzione, che in una nota ha voluto precisare che l'autorità anticorruzione per gli enti che trovano sede legale nei territori colpiti dal sisma ha disposto una proroga fino al 30 luglio 2017 di diversi adempimenti, che esclude quindi la sussistenza di un ritardo rispetto all'adozione del piano anticorruzione. I dati delle analisi sulle acque del mare e del fiume svolte dall'ART a seguito di una specifica attività assunta con il comune di Pescara confermano il trend positivo sul tema della balneazione, lo afferma il vice sindaco Enzo Del Vecchio, che prosegue la tornata di campionamento eseguita lunedì 13 marzo scorso sui punti relativi alla balneabilità di Via Balilla, Teatro d'Annunzio e Fosso Valle Lunga, ci consegnano valori di conformità per gli ultimi due punti, mentre rimane una criticità per il punto di prelievo di Via Balilla. Una lettura attenta di questi dati evidenzia la positività degli stessi ai fini della balneazione, in linea con gli ultimi dati elaborati nel corso della seconda parte della stagione balneare del 2016, ma segnano anche il rinnovarsi della criticità sul punto di Via Balilla, che evidentemente sconta la presenza della diga foranea e delle correnti di ritorno che si generano dalla stessa rispetto al deflusso delle acque del fiume. Ed infatti, prosegue Del Vecchio, i valori delle Escherichia coli lungo l'asta fluviale sono indicatori di un malessere che, seppur affrontato con decisione negli ultimi due anni attraverso la captazione di tutti gli scarichi golenali e la chiusura di quelli abusivi, ha bisogno di un supplemento di indagini e controlli per riconsegnare anche alla qualità dell'acqua del fiume e al suo ambiente la salubrità da tutti attesa. E ora ci spostiamo all'Aquila. Anche gli studenti fuori sede, se domiciliati all'Aquila, potranno partecipare alle votazioni per le primarie della coalizione di centro-sinistra. Un grande risultato per l'Unione degli Studenti. In vista delle primarie del candidato sindaco della coalizione civico-progressista che si svolgeranno domenica 9 e lunedì 10 aprile 2017, anche gli studenti fuori sede universitari regolarmente domiciliati all'Aquila sono stati chiamati alle urne. La notizia dell'allargamento del voto alle primarie per gli studenti universitari domiciliati all'Aquila è stata accolta bene dall'Unione degli Universitari dell'Aquila,
che reputa questa scelta nella direzione di una maggiore inclusione dello studente nelle dinamiche della città che anch'egli vive ogni giorno, ed anche come riconoscimento dell'importanza dello studente e del suo ruolo come fattore propulsivo della crescita culturale, sociale ed economica della città. Questa scelta, si legge in una nota dell'UDU, rappresenta un'apertura e al tempo stesso un'inversione di rotta che porta a rimettere i giovani e gli universitari aquilani e non al centro del dibattito politico della città. Nell'augurarsi che L'Aquila divenga una vera e propria città universitaria e che il futuro dell'università sia di qualità e diffusione dei servizi agli studenti, come associazione l'UDU avvierà un confronto con i candidati alle primarie attraverso il quale dare spazio e risposte alle tematiche universitarie ma non solo, dando così la possibilità agli studenti di partecipare attivamente nella scelta in maniera consapevole del candidato sindaco per la coalizione civico-progressista di centro-sinistra. Il comune di Loreto Aprutino ha organizzato una raccolta fondi destinata ai ragazzi rimasti orfani a causa della tragedia dell'hotel Rigopiano ed è stato a tal fine aperto un conto corrente. Ne parla ai microfoni di Vestina News il sindaco di Loreto, Starinieri. Anche Loreto Aprutino partecipa al progetto di Poste Italiane e noi ci siamo. È stato un grande successo che Poste Italiane, soprattutto l'Aulus, la fondazione che è nata da 2 anni di Poste Italiane, ha inserito gli orfani e i nostri orfani delle vittime di Rigopiano in questo progetto che accompagnerà con un sostegno economico ma anche un percorso formativo che può accompagnarli, diciamo, fino all'età adulta. Oltre alla sensibilità, ecco, c'è stata questa generosità che sicuramente ci dà un po' più di tranquillità, nonostante il dolore che comunque resta per la perdita dei genitori. Un sostegno da parte di Poste Italiane, dei progetti che possono portare avanti il futuro di questi ragazzi? Allora, per i minorenni che vanno ancora a scuola ci sarà il sostegno soprattutto nelle spese scolastiche o comunque nei soggiorni di studio per fare attività sportiva o vacanze e formazione. E comunque, ecco, per i più grandi ci sono diverse possibilità come i tirocini, formazione e lavoro, frequentare l'università, l'aiuto in eventuali start-up che vogliono intraprendere. Quindi, ecco, ci sarà un'attività di mentoring e ogni ragazzo avrà un progetto personalizzato che per il momento è per 2 anni, quindi ci saranno continue valutazioni. L'amministrazione comunale sarà da garante affinché il progetto venga svolto nella maniera migliore possibile. Come Comune di Loreto Aprutino ha aperto un conto corrente, sappiamo che partecipa alla solidarietà per questi ragazzi che sono rimasti orfani. Certo, sin dai primi giorni abbiamo ricevuto tante telefonate da chiunque, sia in Italia che dall'estero, ma soprattutto sotto la spinta di cittadini e di associazioni loretesi. Abbiamo trovato la maniera per aprire un conto presso la filiale di Loreto Aprutino della Banca Popolare di Bari e troveranno chi volesse sul sito del Comune le coordinate bancarie sia dall'Italia che dall'estero. Approfitto sin d'ora di ringraziare chi generosamente aiuterà questi piccoli orfani. E in tal senso proseguono le iniziative di solidarietà, associazioni di volontariato, imprenditori e istituzioni hanno promosso una raccolta fondi finalizzata all'acquisto di un nuovo e moderno automezzo per la stazione di penne del soccorso alpino e speleologico. L'iniziativa è stata illustrata ieri pomeriggio. Francesca Merini, una delle promotrici di questa raccolta fondi, questo progetto di solidarietà. Questo progetto nasce da una mia idea perché mi sento coinvolta personalmente, conosco bene l'operato del soccorso alpino, soprattutto quello della zona. Per cui sapevo che loro avevano bisogno di un mezzo di soccorso nuovo, perché ne hanno uno molto datato. Andrea Buccella e anche altre persone hanno raccolto la mia sfida e abbiamo creato un gruppo spontaneo che si chiamano Gli Angeli di Rigopiano. È stato creato un conto dedicato a questo progetto
E tra l'altro abbiamo creato un gruppo chiuso usando chiaramente Facebook, che è la maniera più veloce per essere tutti contattati, per dare trasparenza a questo progetto. E per me Rigopiano è stato sempre un posto dove passare sia l'estate ma anche l'inverno con mia moglie, col bambino, quindi perdere Rigopiano è stata una fitta al cuore importantissima. Col fatto che Francesca si è messa davanti, ho pensato di coinvolgere le aziende con cui collaboro, diciamo che siamo arrivati a una bella somma che speriamo ci possa consentire di fare subito l'acquisto del mezzo. Tutta la valle si è trovata unita in questo grande dolore, evento drammatico, quindi noi come Club Alpino Italiano, la sezione di Loreto, Penna e Farindola, ha pensato di partecipare a questa raccolta fondi. Avere un mezzo idoneo, moderno, che si può utilizzare per queste evenienze negative. Comunque il soccorso alpino ha dimostrato che non interviene solo per gli alpinisti, ma in questo caso è intervenuto di notte durante una tempesta bruttissima ed è riuscito a portare i primi soccorsi a chi era sopravvissuto alla tragedia. Quindi noi siamo presenti per aiutarli a raggiungere questo bellissimo obiettivo. Sì, grazie ad associazioni, grazie a privati, grazie agli amministratori di tutti i comuni dell'area Vestina si sta cercando di portare avanti questo progetto per una raccolta fondi proprio finalizzato all'acquisto di un mezzo per la nostra associazione, per il soccorso alpino, che in questo momento è pure in difficoltà economica come molte associazioni del territorio. Quindi cerchiamo di mantenere la massima visibilità per avere qualche aiuto. La Camera di Commercio di Chieti, in collaborazione con la Polizia Postale e gli Istituti Superiori di Chieti, sta promuovendo una iniziativa per la sensibilizzazione degli studenti sui rischi di un cattivo uso di internet e dei social media. L'iniziativa rientra nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Promuovere le competenze digitali per rilanciare l'occupazione e sensibilizzare giovani e famiglie sui rischi legati all'abuso di internet. Questi gli obiettivi dell'iniziativa pilota di cittadinanza digitale Luci e Ombre di Internet, promossa dalla Camera di Commercio di Chieti e dagli istituti superiori della città. Saranno 400 i giovani studenti che parteciperanno ad un ciclo di incontri presso i rispettivi istituti con psicologi, sociologi, esponenti della Polizia Postale, esperti digitali e giornalisti sui vari aspetti del mondo di internet, da quello patologico dell'abuso e della dipendenza a quello delle opportunità per il lavoro, l'impresa e la comunicazione. Il percorso formativo Luci e Ombre di Internet prevede 15 incontri e la progettazione di percorsi di formazione e cultura digitale nelle comunità locali. Il progetto è una bella iniziativa che va ad aggiungersi a quelle che la Polizia Postale delle Comunicazioni già svolge quotidianamente all'interno delle scuole come sensibilizzazione nei confronti dei ragazzi sull'uso non distorto di Internet. Non è opportuno né necessario demonizzare Internet, perché Internet offre delle grandi opportunità, ma è necessario far capire ai ragazzi quelle che sono le insidie con le quali loro possono incontrare nell'utilizzo quotidiano di Internet. La Croce Rossa di Pescara ha inaugurato questa mattina una nuova ambulanza che entrerà in servizio per il 118 della ASL Adriatica. Per l'occasione sono stati diffusi anche i dati relativi agli interventi effettuati nel 2016. Stimoli, perché allora non sappiamo dove. E adesso procedono alle altre verifiche, cioè respiraria 6, che è quella che cura sostanzialmente anche un po' i propri soci, di istituire un nucleo. Grazie. 9 minuti e 23 secondi. Quella di questa mattina è stata soltanto un'esercitazione, ma nella realtà della vita quotidiana solo nel 2016 sono stati 3.638 gli interventi d'urgenza che la Croce Rossa, sotto il coordinamento del 118 regionale, ha effettuato nella città di Pescara, percorrendo la bellezza di 33.400 chilometri, più o meno la distanza che intercorre tra Sydney e Pescara andata e ritorno. La Croce Rossa da oggi però avrà una freccia in più al proprio arco,
una nuovissima ambulanza che va ad aumentare il parco mezzi a disposizione dell'utenza e dei 180 soccorritori volontari che ogni giorno operano 24 ore su 24. Ambulanza che non servirà solo per il soccorso d'urgenza, ma anche per il trasporto secondario, quello dei malati dall'ospedale verso casa. I dati del 2016 parlano di una diminuzione dei trasporti in convenzione e di un aumento di quelli a pagamento per un totale di 374 servizi, praticamente uno al giorno. Ma la Croce Rossa si occupa anche di assistenza sociale, disagio che a Pescara, ha spiegato il presidente Fabio Nieddu, sta aumentando soprattutto tra le famiglie italiane, dato in controtendenza rispetto agli anni precedenti, in cui erano in maggioranza le famiglie straniere a chiedere l'aiuto dei pacchi alimentari. Un disagio dunque che sta a cuore alla Croce Rossa, che per l'inaugurazione della nuova ambulanza ha accantonato il protocollo facendo tagliare il nastro proprio a quelle famiglie. Momenti di commozione ieri in provincia al termine della giornata di formazione scientifica sulle gravi cerebrolesioni acquisite dalla fase acuta al reinserimento sociale, organizzata dalla ASL di Pescara in collaborazione con l'associazione Il Risveglio di Manuela, rappresentata dai suoi fondatori Ezio e Anna Verna, genitori di Manuela. È stata proprio la signora Anna a chiudere il convegno ricordando i 4 anni di peregrinare per i centri di recupero in Italia e in Austria nel tentativo di recuperare completamente la figlia Manuela, gravemente colpita da una lesione cerebrale che poi si è ripresentata causandone la morte. Da questa esperienza forte, ha detto la madre, è nata l'idea di tenere vivo il ricordo di Manuela con un'associazione che ha tra i principali scopi quello di creare un centro di recupero e riabilitazione anche in provincia di Pescara e di creare una rete di accoglienza per le famiglie. Ieri nel corso del convegno finalizzato a fare il punto sulle nuove frontiere della medicina riabilitativa anche in vista della imminente istituzione del centro, hanno partecipato oltre 100 tra medici, infermieri, fisiatri, fisioterapisti della regione Abruzzo. Sono anche intervenuti la sottosegretaria alla giustizia Federica Chiavaroli, l'onorevole Vittoria D'Incecco, il sindaco Marco Alessandrini e il presidente della provincia Antonio Di Marco. Il prossimo 21 di marzo si celebrerà la giornata mondiale della sindrome di Down a Pescara. L'assessorato alle politiche sociali metterà in scena al Teatro Massimo uno spettacolo con il comico di Colorado Paolo Ruffini. Il 21 marzo si celebra la giornata mondiale della sindrome di Down, una condizione cromosomica causata dalla presenza di una terza copia del cromosoma 21. La sindrome di Down è la più comune anomalia cromosomica nell'uomo, solitamente associata ad un ritardo nella capacità cognitiva e nella crescita fisica, oltre che a un particolare insieme di caratteristiche del viso. Attualmente in Italia nasce circa un bambino su 1000 con questa condizione, circa 500 ogni anno. Numerosi indagini epidemiologiche hanno messo in evidenza che l'incidenza aumenta con l'avanzamento dell'età materna, anche se non si sono mai dimostrate le cause di questa relazione. In occasione di questa giornata di sensibilizzazione, il Comune di Pescara mette in campo una nuova iniziativa volta ad affrontare un tema sociale di grande importanza. Sarà uno spettacolo dal titolo Un grande abbraccio a mettere in scena tutte le sfumature legate all'emozione di vivere, lavorare o condividere il tempo con i ragazzi affetti da sindrome di Down, e la sorpresa sarà vederli sul palco con il comico Paolo Ruffini, che al Teatro Massimo condividerà la scena con 6 attori della compagnia livornese Meyer von Frinzius, e questo è il messaggio inviato alla città di Pescara per chi volesse sostenere l'iniziativa. Io credo che questo spettacolo abbia reso più ricco me, ma renderà più ricco anche chi lo vedrà. E quindi, visto che il teatro può essere anche terapia, io mi verrò a curare o a guarire o a migliorare volentieri a Pescara il 21 marzo al Teatro Massimo, e vi aspetto tutti quanti perché sarà veramente una grande occasione di bellezza da condividere. Un grande abbraccio, vi aspetto tantissimo. Ciao! E apriamo ora la pagina dello sport e parliamo di Serie A e di Atalanta Pescara, la gara che si giocherà domani a Bergamo allo stadio Atleti Azzurri d'Italia alle ore 15. Sul fronte Atalanta c'è uno squalificato che è Kurtic, ma ci sono altre 3 assenze, lo ha comunicato poco fa in conferenza stampa il tecnico degli Orobici Giampiero Gasperini. Chessi e Conti sono fuori, ha detto Gasperini. Berisha, l'estremo difensore, anche lui sarà fuori perché ha avuto un problema
problema ieri, quindi ci sarà l'esordio tra i pali del portiere Gollini, al massimo che si potrà andare in panchina. Queste sempre le parole di Gasperini. Quest'oggi il Pescara invece ha tenuto la seduta di rifinitura, 23 giocatori convocati dall'allenatore Zdenek Zeman, tra questi ci sono Mitrizza e Memushai che dovrebbe essere della partita, non dovesse farcela, giocherebbe al suo posto Brugman. Più difficile che ci sia Mitrizza, anche se il giocatore è stato convocato, e al suo posto potrebbe giocare Castanos. A centrocampo poi agirà Muntari al posto dello squalificato Bruno. Tra i 23 giocatori c'è anche il giovane Koulibaly, convocato per la gara di domani. Ascoltiamo le parole di Zeman. Noi stiamo lavorando, poi per ora è un po' difficile, però l'importante è avere voglia di misurarsi con una buona squadra. La voglia c'è, poi bisogna darci qualche cosa più sul piano tattico. Ci proviamo da un mese. Con difficoltà, mister, nel trasferire i suoi concetti, un po' più. Vabbè, io cerco di semplificarli, invece c'è giocatori che ci piace fare cose difficili. Ma facciamo tutti allenamenti per arrivare in porta. Perché tira poco anche lì, io penso che anche con Udinese abbiamo tirato più noi di loro, però loro facevano gol. Ma... perché sono tiri un po' inventati, non sono preparati bene. E Muntari c'ha quello, uno che ha vinto tripletto vuol dire che che dovrebbe avere influenza sul gruppo e sapere come si fa. Io spero che la squadra lo seguirà, anche se è normale che per me qualche limite tecnico ce l'ha, però l'idea di quello che dovrebbe fare ce l'ha pure. Poi il piede bisogna vedere se lo ascolta. Ma tra l'altro, cosa gli dice? L'Atalanta ha cominciato male campionato, poi si sono sistemati con giocatori giovani che stanno diventando importanti. E si gioca qualche cosa, giocano per l'Europa e quindi loro motivazioni ce l'hanno. Io penso che la salvezza vale più di l'Europa e quindi noi ne dobbiamo avere doppia. Le motivazioni nostre dovrebbero essere maggiori? Beh, certo, mantenere categorie è più importante che Europa, dove poi in partenza sai che alla fine non arrivi. E ora la Lega Pro, è un sabato di vigilia per il Teramo in attesa del match di domani molto importante alle 18.45 contro il Gubbio, ma c'è ancora tanta tensione in casa Teramo. Stamani infatti un gruppo di tifosi ha aspramente contestato squadra e dirigenza poco prima della seduta di allenamento, la seduta di rifinitura al campo dell'Acquaviva. La squadra è scivolata all'ultimo posto in classifica assieme con l'Ancona e reduce da una delle più brutte prestazioni stagionali, quella di Bergamo con l'Albino Leff, e domani affronterà appunto questa gara molto delicata contro il Gubbio. Solo dopo l'intervento delle forze dell'ordine si è tenuta la seduta di rifinitura e sempre in mattinata, nella tarda mattinata, è stato diramato un comunicato dalla Teramo Calcio che leggiamo. La SS Teramo Calcio prende le distanze dallo spiacevole episodio avvenuto in mattinata presso il campo sportivo Acquaviva e sul quale stanno indagando gli organi di polizia competenti per accertarne le responsabilità, condannando fermamente ogni forma di atto violento o intimidatorio nei confronti dei propri tesserati. E ora scendiamo in Serie D con il servizio di presentazione della giornata. Riprende il campionato di Serie D ed inizia così il rush finale con le ultime 8 giornate. L'Aquila ripartirà con una trasferta sul campo del Vivi Alto Tevere Sansepolcro. Allo stadio Buitoni, fischio d'inizio posticipato alle ore 15. I rossoblù, ora guidati da Battistini, torneranno in campo dopo il ridimensionamento dovuto agli addii ufficializzati nel corso della sosta degli elementi che si erano ammutinati dopo le dimissioni dell'ex tecnico Morgia. Battistini nelle ultime ore ha fissato gli obiettivi del finale di stagione: valorizzare il parco giovani, trovare
una nuova identità di squadra, guadagnarsi la conferma per la prossima stagione. L'Aquila rabberciata domani anche per via delle assenze di Peluso e Mallus. Steri e Ranelli giocheranno in mediana, Minincleri, Noman e Valenti in attacco. Sansepolcro tranquillo a metà classifica, buon girone di ritorno finora, ma nessun obiettivo concreto da poter raggiungere. Situazione analoga a quella dell'Avezzano, per cui gli ultimi passi falsi, un punto nelle ultime tre partite, hanno cancellato il sogno di una difficile rincorsa playoff. La squadra di Tortora dunque vorrà chiudere la stagione cercando di togliersi più soddisfazioni possibili, a partire da domani, quando al De Marsi arriverà lo Sporting Trestina, squadra a pochi punti dalla matematica salvezza e allenata da Riccardo Zampagna. Nel girone F, al netto dell'anticipo odierno tra San Nicolò e Pineto, le attenzioni abruzzesi saranno tutte sul match dell'Aragona tra Vastese e Romagna Centro. Momento delicato per la Vastese, che finora ha giocato un pessimo girone di ritorno, è uscita dalla zona playoff e neanche l'avvento del neotecnico Favo ha invertito sensibilmente il trend. Nei giorni scorsi si è fatta sentire in maniera concreta anche la tifoseria organizzata con un comunicato puntando l'indice verso i giocatori responsabili di non dare il massimo in campo. La squadra dunque è chiamata a dare una risposta concreta per cercare di centrare almeno il quinto posto, distante due punti. Favo dovrà rinunciare a capitano Allocca, squalificato per tre giornate, e il centrocampista romano, la cui stagione è finita per la rottura del legamento collaterale. Out anche Tafili e Rinaldi, impegnati nel torneo di Viareggio, in dubbio Mensah. Anche in questo caso fischio d'inizio posticipato alle ore 15. E ora andiamo a collegarci con lo stadio Bonolis di Teramo, perché come abbiamo ascoltato nel servizio c'è l'anticipo ore 15 tra San Nicolò e Pineto. Buon pomeriggio a Jacopo Forcella. Jacopo. Buon pomeriggio Andrea, buon pomeriggio dallo stadio Gaetano Bonolis di Teramo, dove alle 15 inizia, dopo due settimane, dopo una settimana di stop, ricomincia il campionato di Serie D. Parentesi per inciso, facciamo un piccolo salto all'indietro in Lega Pro. Ti dico che tra un paio d'ore, intorno alle 17.30, conferenza stampa del presidente del Teramo, Luciano Campitelli, sarà una conferenza stampa molto attesa, soprattutto dopo la contestazione di questa mattina durante la seduta di rifinitura del Teramo all'impianto Acquaviva. Dunque, intorno alle 17.30, minuto più, minuto meno, conferenza stampa del presidente del Teramo, Luciano Campitelli. Ma torniamo adesso alle questioni che riguardano la partita che inizierà alle ore 15, il derby della provincia di Teramo nel girone F tra Pineto e San Nicolò. Partiamo con le informazioni che ci sono già arrivate, per questo ringraziamo l'ufficio stampa della società biancoazzurra, il Pineto. Partiamo ovviamente con gli ospiti di Daniele Amaolo, che si schiera con Giachetta, tra i quali Malocu e Assogna, Logoluso, Pomante e Stacchiotti, Proietti, Emili, Palumbo, Mariani e Cercelluti. In panchina va il secondo portiere Mazzocchetti, che quest'anno ha fatto bene, ha avuto anche tanti minuti di imbattibilità, Pisani, Donatangelo, uno degli ex della gara, con le Luoli, Esposito, Di Rosa, Di Remigio, Ganci e Cacciatore. Il San Nicolò invece si schiera con Ciotti tra i pali, Di Stefano, Emozioni, De Santis, Minello e Petronio, Bisegna, Stivaletta, Moretti, Chiacchiarelli e Massetti. Dunque Traini va in panchina e insieme a lui ci sono anche Recchiuti, Balzano, Zetti, Di Lullo, Fulvi, Di Benedetto, Boti e De Carolis. Allenatore ovviamente in questo caso è Massimo Epifani. Arbitro dell'incontro Davide Moriconi della sezione di Roma 2, assistenti Mirko Melchiorre Carpi di Orvieto e Matteo Castrica della sezione di Foligno. È una partita importante innanzitutto perché è un derby e poi perché ci sono due obiettivi molto differenti di classifica. Il San Nicolò per consolidare la posizione playoff che è riuscita a guadagnarsi in questa prima parte di stagione, il Pineto invece che è in netta risalita e vuole conquistare la salvezza diretta quanto prima possibile. Come detto, fischio di inizio tra 25 minuti, poco più per San Nicolò Pineto. Per il momento dallo stadio Gaetano Bonolis è davvero tutto. Andrea, ti ripeto la linea. Sì, grazie a Jacopo Forcella che ci ha dato anche un aggiornamento su quanto avvenuto questa mattina in casa Teramo Calcio con l'annunciata conferenza stampa nel tardo pomeriggio del presidente Campitelli. È tutto per questa prima edizione del TG6, le prossime edizioni alle ore 19 e alle ore 23. Grazie ancora e buona giornata.